Mi dispiace, 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 mi dispiace. Andava bene così? O di più, lo carico di più. Io non so che dire. Cioè, davvero non so che dire. Blink Twice. Partiamo dal titolo. Vai, non c'entra un cazzo col film. Ma la cosa meno grave, probabilmente. Cioè, la cosa migliore del film. Uno può dire, beh, lei, l'Arjona, quella di Hitman. Ma in realtà no. Facciamo così, ragazzi. Facciamo una prima parte dove vi parlo del primo tempo e la seconda parte che va del secondo. Quindi chiamo gli spoiler fra 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vi parlo della prima parte, cioè quello che succede. Scusa, hai l'accendino? No, però un coniglio rosso se vuoi. Ma io devo accendermi una canna enorme! Canna enorme! Ne volete sapere di più del primo tempo? Ce l'ho. Vi piace Temptation Island? Cioè, quei programmi là dove la gente sta sulla spiaggia, beve, fuma, si fa le canne, videoclip. Ecco, c'è una parte interessante nel primo tempo che fa più o meno così, guarda. E la gente balla, e la gente beve. Ma balla poi, e beve e corre. Oh, c'è il montaggio, ragazzi. Montaggio alla Memento, qua. Qualità assoluta. Perché, capito, flash, anche un po' la camera un po' mossa, capito? Perché cioè dopo e prima. Però la gente fuma e balla. È interessante, cioè, senso, grande opera di Zoe Kravitz, che è l'attrice di Catwoman, ha fatto anche altri film. Brava, però io ce l'ho un consiglio per te, Zoe. Cuoricino, torna a fa' attrice. Questa è la mia cosa. Però, al fine primo tempo succede qualcosa. Eh sì. Get Out, più giovane donna nazi femminista promettente. Quindi, indovinate? Deve fuggire, perché le donne, capito, si risvegliano e uccidono gli uomini. Bello. Cioè, nel senso, originale, fresca, la critica femminista. Però sul finale, dove ce la mettiamo la critica femminista? Nel culo. Perché non serve. E mi ha ricordato un altro capolavoro dell'horror dell'ultimo mese. Vi do un indizio. Federico, che suona la chitarra, quello che cazzo suona. Avete indovinato? Un altro indizio, recensione sul canale. Difficile questa, paura, direbbe Lucarelli. No, è bella la seconda parte perché è la prima, solo che loro sono incazzate. Cioè, alla fine non è... No, è bello il film comunque, cioè, nel senso... belli contenuti, bella la critica sociale, cioè questi personaggi sono belli esplorati, cioè tu sai tutto di tutti questi personaggi, cioè perché gli uomini bianchi fanno così, perché non pagano delle modelle semplicemente e alla prima occasione poi perché? Cioè è più costoso portare gente su un'isola, e anche i rischi,
che prendere delle prostitute per poi ucciderle o seviziarle. Come costa meno? Cioè, se questi uomini andassero nei peggiori bar di Caracas in Sud America e raccattassero con 5 euro 5 prostitute belle, avrebbero speso meno, perché magari senza famiglia, perché il film, cioè, mica ti spiega poi le conseguenze. Cioè, la gente sparisce, dove vanno? Boh. Così, ah, tu vuoi venire alla festa? Certo. Ma io ho una mamma, sono una mamma con 5 figli. Vabbè, non se ne accorge nessuno, torni, ma cazzo se ne frega. Oh, bello il finale, perché, cioè, capito, messaggio femminista, poi l'Argiona sparisce, cioè che fa tutto il discorso, no? Sparisce sul finale perché lei è diventata CEO, perché ha fatto fesso Tatum, no? Ma Tatum era intelligente prima e comunque si faceva di droga, quindi perché dopo diventa un coglione? Ha solo dimenticato. Poi che bella la trovata del serpente. Mamma mia, che belle ste trovate. Proprio. 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 Vabbè, non l'ho detto, ma è banale, capito? Sono solo donne, nazi femministe, ma vincono le black, cioè quelle scure di pelle, perché quelle bianche, cioè quelle bionde sceme, muoiono, capito? Perché così è più. Che la regista è black, capito? Quindi, ma queste sottigliezze, eh? Zoe, ma perché non vai in politica? Ora io voglio fare un video di 8 minuti perché è un film inutile e io voglio raggiungere gli 8 minuti per YouTube. Quindi io starò qua 1 minuto e 10 a non fare un cazzo, perché il film è questo e io non so che dire. Posso fare jumpscare? Cioè così, no, perché non l'ho detto prima, ma ci sono jumpscare, no? Uno rutta. Ha tante idee il film, si vede. Talmente tante, in un corto di 10 minuti sarebbero andate bene. Dura 1 ora e 50, 2 ore. È un film osceno questo. Per me questo non è cinema. Dovrebbero cancellarlo. Cioè, davvero? No, non si può fare, tu che ne sai. Per me non è cinema questo. Questa è la deriva del videoclip con Quentin Tarantino, che ha iniziato sta merda di moda di fare i poser. Senza storie, senza personaggi, perché ci mettiamo un po' di sangue, tanta gnocca, e poi facciamo il grande discorso politico di sta minchia. Cioè, capito? Ma i personaggi, la storia, il perché succede qualcosa? Perché? Come? Quando? Questo film non esiste, come il cinema contemporaneo, non esiste.